qui i violini non solo vengono conservati, custoditi per il futuro, ma anche vivono. Avendo un auditorium bellissimo all'interno del Museo del Violino, si può sedersi e avere il privilegio di ascoltare uno dei giovani musicisti che lavora con noi, che sta suonando uno Stradivari. Il rapporto tra un liutaio e il musicista è un rapporto strettissimo. Sono due artigiani, ma sono anche due artisti. Le mani dei maestri liutai rappresentano 500 anni di storia. Oggi rappresentano il futuro. Cremona è questo per me oggi. È il luogo dove non solo l'arte si può guardare, ma la si può ascoltare. Mi chiamo Virginia e dirigo il Museo del Violino di Cremona.